Nuovo record di casi giornalieri al mondo di coronavirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, complessivamente i contagi si sono portati in 24 ore a quota 338.779, spinti dall'impennarsi di infezioni in Europa. I decessi sono stati 5.514, portando il totale a oltre 1.500.000. Di fronte a questa nuova ondata, anche il Fondo Monetario Internazionale ha raccomandato di potenziare il lavoro da casa e limitare al massimo i contatti sul luogo di lavoro. Due avvertenze basate su un'analisi approfondita delle misure di contenimento adottate e delle ricadute economiche dei primi 7 mesi di emergenza. Gli Stati Uniti hanno superato quota 7 milioni e 6 e, secondo i media americani, supereranno gli 8 milioni entro giovedì 15 ottobre. Passando all'Europa, in Germania cresce la paura dopo i nuovi oltre 4.500 casi in un giorno, numeri molto vicini a quelli di fine marzo. Il sindaco di Berlino, Michael Müller, si è rivolto ai cittadini. In questa situazione lancio ancora una volta un appello urgente alla comunità dei ventenni e dei quarantenni delle grandi città, ha detto, affinché capiscano che questo non è un momento di festa e di negligenza, ma è il momento di proteggere gli altri, soprattutto gli anziani, ed evitare che il numero di infezioni esploda. In Spagna il governo ha deciso di imporre lo stato d'emergenza nella comunità autonoma di Madrid, dopo che l'esecutivo regionale si è rifiutato di adottare per suo conto le misure proposte dal Ministero della Sanità per contenere l'epidemia. E in Francia, dopo gli oltre 18.000 casi in un giorno, dal 10 ottobre, oltre a Parigi e Marsiglia, altre città come Lione, Lille, Grenoble e Saint-Étienne passeranno a livello massimo d'allerta.